Derby playoff tra Matelica e San Giustese al Giovanni Paolo II, con i padroni di casa senza il tecnico Tiozzo squalificato in panchina, che rinunciano a Florian, infortunato, e dal capitano Angelilli squalificato. Nei rossoblù assente Scognamiglio, sostituito sulla linea di difesa da Camillucci, dirige l'incontro Cavaliere di Paola. In avvio le due formazioni dimostrano da subito di non voler lasciare nulla di intentato per raggiungere la finale, anche se nelle prime battute a farla da padrone è l'attenzione a rischiare il minimo. I padroni di casa si fanno vedere per primi al nono, la conclusione di Mancini strappa applausi senza inquadrare la porta. I ritmi restano da fine stagione per quasi tutta la prima parte di gara. Fave e Losicco cercano di illuminare con qualche lancio, ma la difesa rossoblu fa buona guardia, mentre la San Giustese prova a farsi vedere con le incursioni sugli esterni di Pezzotti e Argento, che pungono senza riuscire a far male. Il Matelica aumenta la pressione, superata la metà della frazione, con i biancorossi che iniziano a premere con maggior convinzione, creando difficoltà al palleggio ospite, costretto ad abbassare il suo baricentro. Il Matelica manovra a caccia dello spunto che apre il match, ma quando prova ad accelerare non è precisa e fatica a trovare varchi contro la concentrata retroguardia di Sinigagliesi. Una caduta in area di Melandri al 35esimo fa reclamare il rigore ai padroni di casa, ma il direttore di gara lascia correre. La San Giustese contiene senza soffrire troppo, ma sa che il pari è un risultato inutile e prova a sfruttare le sue armi. Al 39esimo Cerone lancia sull'out di sinistra la fuga di Kedira, che è brava ad accentrarsi ed entrare in area, ma scivola al momento della battuta a rete. Un cross di Bugaro che attraversa tutta l'area piccola senza trovare compagni pronti alla deviazione a rete al 40esimo, e una bella incursione in area con slalom di Melandri su Patrizi, su cui la difesa ospite salva in qualche modo pochi istanti dopo, sono gli ultimi scossoni di un primo tempo apprezzabile ma avaro di emozioni. Nella ripresa il Matelica riparte con slancio, ma a farsi vedere per primi sono i rossoblù, con Kedira che dopo due minuti va via sul filo il fuorigioco e viene chiuso Benedetti al momento della battuta. Poi al quarto Camillucci sugli sviluppi di un angolo gira bene a centro area, ma alza troppo la mira. Al settimo Dorato trova spazio sulla destra e centrata su terra, Bugaro si avventa sulla sfera e corregge verso la porta, ma trova i riflessi di Chiodini pronto a ribattere e poi anticipare Melandri. Un minuto più tardi Sinigagliesi perde Camillucci sostituito da Buacà, i padroni di casa spingono e vanno vicinissimi al gol al 17esimo sugli sviluppi di un angolo da destra di Losicco. De Santis anticipa tutti e schiaccia bene, ma la sfera sibila vicinissima al palo di Chiodini. Bugaro due minuti dopo ci prova dai 20 metri, conclusione forte ma centrale su cui Chiodini si accartoccia. Al 70esimo la San Giustese riesce a creare l'occasione per il vantaggio, Perfetti prova a farsi largo nell'area di casa e riesce a saltare Avella in uscita, ma sulla sua conclusione a colpo sicuro c'è De Santis pronto sulla linea a ribattere. Poco dopo rispondere Melandri, ma allarga troppo il diagonale. Il Matelica, con due risultati su tre a disposizione, controlla il pallone evitando le ripartenze dei rossoblù, che dopo aver tenuto aperto il match capitolano a 7 minuti alla fine, quando Losicco è il più lesto di tutti ad arrivare sul rinvio di Patrizi. Controlla e lascia partire un bolide alla distanza che va a picchiare contro la faccia bassa della traversa, prima insaccarsi alle spalle l'incolpevole Chiodini per l'1-0, che unisce il Giovanni Paolo II in una standing ovation per il cervello del centrocampo di Tiozzo, mentre lascia il campo sostituito da Pigna. Sinigagliesi le prova tutte, inserendo anche Tizzi e Pluchino per Kedira e Carta, con la San Giustese che si riversa in avanti, ma la difesa di Tiozzo è attenta ed anzi è il Matelica a rendersi ancora pericoloso, con Chiodini costretto a salvarsi in due occasioni prima del triplice fischio finale di Cavaliere di Paola, che chiude la stagione della San Giustese. Mister Ortolani oggi in panchina al posto di Tiozzo squalificato, una vittoria che vi proietta alla finale playoff, sicuramente una partita a ritmi più bassi di quelli a cui eravate abituati, però una partita molto intensa da parte di tutte e due le squadre, risolta da un grandissimo gol di Losicco. Sì, come spesso accade, la giocata del singolo a volte può decidere l'incontro. Ritmi bassi direi di no, perché comunque è stata una partita giocata da due squadre che amano molto il palleggio e il fraseggio, soprattutto corto, quindi sembra che i ritmi siano stati bassi, ma ti assicuro che l'intensità è stata alta anche oggi. È stata una partita molto bella, credo che chi sia intervenuto oggi al Giovanni Paolo II si sia divertito. Siamo chiaramente molto contenti e soddisfatti del risultato ottenuto, anche perché, come spesso ci ripetiamo, vincere aiuta a vincere, e la settimana prossima abbiamo un appuntamento che mi azzardo a definire storico. Ci siamo guadagnati il pass per questa finale, quindi, come ci aveva chiesto il nostro mister,